Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e continuiamo la quinta parte della mia collezione di Blu-ray. Doveva essere l'ultima, ma il Blu-ray che ho prestato lo riprendo domani sera, quindi ho lasciato alcuni titoli per il finale, che farò poi questo weekend. Allora, cominciamo con The Hard. Vivere o morire, che sarebbe il quarto film della saga. E qui abbiamo l'ultimo, questo qua tra l'altro l'ho preso recentemente, che è The Hard, un giorno per morire, versione estesa, che è praticamente l'ultimo uscito, che ha questa sopra custodia in cartone. Poi, The Last Stand, l'ultima sfida, questo anche un. L'ultimo l'ho preso anche questo in agosto, che è uno degli ultimi film con Arnold Schwarzenegger, Special Edition, che vabbè mi sembra che aveva dentro niente di special, qua c'ha questa sottocopertina. Poi, Fly con Denzel Washington, anche questo. L'ho preso in agosto. Man mano dico anche quali sono quelli nuovi così. Contraband, anche questo l'ho preso recentemente. Che è anche un film recente. Questo non è un film recente, Miami Vice, ma l'ho recuperato da poco. Anche questo verso la fine di agosto. Poi abbiamo Shark, che dovrebbe essere una specie di. Non c'entra proprio un cazzo con i vecchi film dello squalo, ma vabbè. Diciamo che il concetto è più o meno lo stesso, anche se varia un po'. V per Vendetta, anche questo è un bellissimo film, che mi è piaciuto un casotto. E adesso arriva un titolo veramente vecchio, però che ci ho tenuto perché ce l'avevo ancora in VHS. Il quinto elemento con Bruce Willis, scusate, e Milla Jovovich, quella di Resident Evil, tanto per capirci. Questo è un film che avevo ancora, come detto, in VHS. L'ho trovato in Blu-ray e ho voluto recuperarlo. Trappola in fondo al mare. Tron, questa custodia è un po' più alta delle altre, non so, ah qua c'è dentro ancora lo scontrino, che dovrei anche buttare. Speed, anche questo è un recupero che ho fatto un paio di mesi fa. Cowboy e Aliens. Questa è una combo, è un pacco, vabbè, a parte che è una versione estesa, è un pacco triplo, ovvero Blu-ray, DVD più Digital Copy, che ovviamente ho dato a mio padre, che lui non ha il lettore Blu-ray. Lanterna Verde 3D, che anche questo contiene il Blu-ray in 3D, il Blu-ray normale e la copia digitale. Come vi avevo già fatto vedere, sono proprio due dischi fisici separati per il 3D. E per il 2D. Poi abbiamo la mitica Notte da Leoni, versione estesa. Un po' di spazio. Una Notte da Leoni 2. E presto ci sarà anche il 3, che dovrebbe arrivare, penso, all'inizio di ottobre. Il collezionista di ossa. Questo Jack Racer. Questo anche Racer, o come si dice poi, anche questo l'ho preso da poco, che è uno degli ultimi film che ha fatto Tom Cruise. Poi abbiamo
Total Recall, Atto di Forza, versione integrale, non censurata, che vabbè, questo non ha niente a che fare con il vecchio Atto di Forza di Tom Cruise, a parte alcune, cioè non Tom Cruise, scusate, Arnold Schwarzenegger, a parte la scena dove si vede la tipa con le tre tette, che forse è l'unica cosa che hanno preso da quel film. Poi Inside Man, e finiamo questa quinta parte con Dark Shadow con Johnny Depp, bellissimo film anche questo. Ok ragazzi, come potete vedere sono veramente pochi, cioè oddio pochi. Questa quinta parte è un po' più corta delle altre e niente, questo weekend appena rientrerò in possesso del film che ho prestato, finiremo la mia collezione. Qua è tutto da Genetic DNA, vi saluto, ciao ciao a tutti ragazzi!